La Quaresima è il tempo in cui si fa memoria viva del proprio battesimo. Ciò implica una consapevolezza sempre più chiara della vocazione divina, della nostra condizione di figli. Nessuno, però, ha ricevuto una fedeltà irreversibile. La nostra vista miope rischia di ingigantire la consistenza delle cose. I nostri desideri sono sollecitati da suggestioni che falsano le prospettive. Gli idoli di sempre si propongono come pienezza e realizzazione dell'uomo. L'avere, il potere, il valere, quando impongono la loro logica, generano solo chiusura, delusione, vuoto, conflitti. La storia dell'umanità documenta in modo drammatico la potenza devastatrice degli idoli del mondo. Su scala minore, nel nostro ambiente e nella nostra vita, siamo testimoni degli effetti prodotti dalla sete di denaro, dall'ambizione e dal potere. Ingiustizia, menzogna, odio, violenza, incomprensione tra coniugi o tra genitori e figli. Il credente, come Cristo, affidandosi alla parola di Dio, testimonia e conferma la fecondità della sua scelta. Suo unico Signore è Dio, e a Lui solo presta il suo culto filiale. Scegliere Dio è certamente scomodo, e lo scontro può fare paura. Ma la vittoria di Cristo pervade di ottimismo chi ha aderito a Lui. È questo il tempo nel quale siamo invitati a ritrovare noi stessi, riconfrontandoci con Gesù Cristo, che ci rivela chi siamo e chi dobbiamo essere. La Quaresima che vivremo quest'anno è una Quaresima tutta particolare, incentrata sul battesimo, su quell'acqua che dà la vita. E noi vogliamo approfondire questo cammino lungo 5 domeniche da un luogo particolare, dalla parrocchia del Santissimo Redentore in Bari, gestita dai Salesiani di Don Bosco. Ad aiutarci in questo cammino un carissimo amico, un ritorno potremmo dire di Padre Pio TV, Don Giuseppe Ruppi, direttore del laboratorio Don Bosco Oggi. Ciao Leonardo! Bentrovato Don Pino. Bentrovato a te. Bentrovato. E allora Don Pino, partiamo con questo cammino di Quaresima verso la Pasqua, ci farà compagnia l'acqua potremmo dire. Sì. E noi andiamo verso le sorgenti. La Quaresima è proprio questo itinerario verso le sorgenti. Io ti volevo un attimo dire, guarda questo portale, no? La Chiesa del Redentore è orientata, vuole accogliere una grande luce che deve illuminare il rosone, perché all'interno il rosone risplenderà. Allora questa luce che la Chiesa accoglie è per tutti i congregati, cioè tutti i battezzati. Ecco, la Quaresima allora è un periodo, un tempo che viene dato a colui che si deve preparare al battesimo e a colui che ha già ricevuto il battesimo proprio per questo itinerario di conversione. Adesso stiamo facendo un altro gesto importante per la Quaresima, è quello, ecco, di superare il portale. Il portale nella Chiesa è Cristo, è il segno di Cristo. Ogni volta che noi entriamo in Chiesa ed entriamo dal portale, noi diciamo proprio questo, vogliamo fare un itinerario di conversione a Lui. Siamo entrati all'interno di questa bellissima chiesa, Don Pino, e dunque mi verrebbe subito da chiederti quali sono le caratteristiche del tempo di Quaresima. Sì, caro Leonardo, innanzitutto dicevamo che appunto è un itinerario di conversione per andare incontro a Lui, il Signore della Pasqua. Allora, già il termine Quaresima ci dice il tempo, no? Quaresima sono 40 giorni. Si rifà questa espressione temporale ai 40 giorni di Gesù passati nel deserto, no? Quello che appunto in questa domenica noi ricollochiamo, riprendiamo.
ma si ritorna nell'Antico Testamento anche ai 40 anni passati dal popolo di Israele. E così via, questo termine 40 assume diverse esperienze nella rivelazione biblica, no? Che indicano appunto esperienze di misericordia, esperienze di conversione, esperienze di ripresa totale del proprio io, incontro a Dio. Allora è necessario anche capire questo 40 giorni, la liturgia come lo celebra? Lo celebra da un segno, il mercoledì delle ceneri, il segno della cenere, che è detto proprio nel momento in cui noi l'andiamo a ricevere, convertiti e credi al Vangelo. Ma anche l'altra formula antica, ricordati uomo che sei polvere e in polvere ritornerai, ci dice proprio questa esperienza di rinascita, di pienezza di vita che la Quaresima ha come scopo. Ecco perché iniziamo col mercoledì delle ceneri. Mercoledì delle ceneri e poi arriviamo fino al giovedì santo, esclusa la celebrazione della cena Domini, perché quella già appartiene al Triduo Pasquale. 40 giorni, suddivise in 5 domeniche, e queste 5 domeniche, soprattutto in questo itinerario, l'itinerario dell'anno A, hanno una caratteristica, quello di farci riscoprire la meraviglia del battesimo, l'itinerario battesimale. E in questa quaresima, che era proprio la quaresima fatta dai catecumeni, cioè di coloro che andavano incontro al battesimo, c'è un'esperienza di deserto, perché deserto è un'esperienza nella quale tu ti confronti con te stesso e cerchi di comprendere pienamente come devi annientare il tuo io per essere invece di Dio. Questo passaggio è fondamentale e la Pasqua lo descriverà in una maniera totale, questo passaggio da morte a vita. Nel nostro primo esempio fondamentale per la nostra vita, che è quello del Figlio di Dio che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù il Signore, il quale per noi ha patito, è morto ed è risorto. Ecco, la Quaresima è questo itinerario di conversione alla celebrazione non solo rituale della Pasqua di Cristo, ma una celebrazione che diventa esistenziale per ciascuno di noi. Ecco perché sia chi ha ricevuto il battesimo e sia chi lo deve ricevere è chiaramente impegnato a vivere una quaresima come itinerario di conversione, di riconciliazione, di pienezza dell'amore di Dio. Che celebra dove? Celebra a quel luogo fondamentale verso cui noi stiamo andando, che è il segno di Cristo, della presenza di Cristo, di un Cristo che ha patito, è morto ed è risorto. Cioè verso l'altare. C'è tempo di sobrietà anche la quaresima, Don Pino, perché digiuno ed elemosina sono particolarmente prescritti per questo tempo forte. Hai detto bene. Sì, il deserto ci ricorda anche un'altra realtà, che per esempio dobbiamo fare deserto da parole che noi dobbiamo motivare più profondamente nella nostra esistenza. Ecco perché la quaresima, per esempio, non ha né il gloria né l'alleluia, perché dobbiamo arrivare motivati a dire queste parole. E la presenza di questo itinerario nel deserto ci aiuta a dire con più motivazione nella nostra esperienza di Dio e della nostra vita, gloria a Dio, che tutto sia per la gloria di Dio. Ma nello stesso tempo ci arriverà anche a consolidare in un alleluia solenne nella veglia pasquale, appunto l'alleluia, il segno di dire la presenza di Cristo e l'annuncio che dobbiamo fare di Cristo gioioso. Nello stesso tempo questo itinerario di quaresima comporta il digiuno. Ma digiuno da che? Il digiuno non è soltanto di tipo alimentare. Il digiuno profondo, anche attraverso gli alimenti, è il digiuno dal nostro io, da tutto ciò che ci porta più a convertirci alle mondanità del mondo anziché riscoprire il nostro cammino verso Dio.
e poi c'è l'elemosina. L'elemosina che non è soltanto il togliersi il superfluo, ma è entrare in una mentalità di dono, in una mentalità di offerta totale di se stessi, proprio quella offerta che noi presentiamo sempre all'altare del Signore al momento della presentazione dei doni e che deve diventare poi risurrezione, che deve diventare cioè vita piena, abbondante. Vedi quante volte lo sto ripetendo questo pieno, perché quel detto di Giovanni al capitolo 10 è fondamentale, dice la nostra risurrezione. Dice cioè il passaggio da una morte ad una vita piena e abbondante, la morte del peccato alla vita piena dei risorti, di coloro che sono veramente figli nel Figlio di Dio. Nel frattempo siamo arrivati alla nostra prima meta, alla prima tappa, che è l'altare. Vedremo poi come l'altare sia la meta di tutto il cammino di Quaresima. Oggi lo abbiamo un po' significato attraverso questa bella camminata, anche per far scoprire ai nostri amici la bellezza di questa chiesa. Sì, in questa chiesa del Redentore non possiamo non mancare di dire un terzo elemento fondamentale delle domeniche di Quaresima e quindi di tutto il tempo di Quaresima, cioè la preghiera. Accanto al digiuno, accanto all'elemosina, l'esperienza della parola di Dio e della preghiera sulla parola deve essere il significato forte di questo itinerario, per giungere chiaramente motivati all'altare del Signore e con celebrare insieme con Lui presente nella nostra vita la pienezza della vita. E allora, grazie Don Pino, ci accompagnerà in questo cammino di Quaresima. A domenica prossima. Ciao! E a te Leonardo e a tutti i nostri cari telespettatori.